Sì, allora è stata completata definitivamente questo tratto, questa variante che nel complessivo sono circa 4 chilometri, un lavoro molto importante che ha impegnato la provincia e gli altri enti che sono intervenuti in maniera massiccia, sia per quanto riguarda i finanziamenti, sia per quanto riguarda le pratiche burocratiche, sostituzione di imprese appaltatrici, varianti in corso d'opera per poter andare a risolvere alcuni problemi tecnici che si sono manifestati nella realizzazione della strada. Fortunatamente si è completato quest'opera, ci eravamo posti come impegno appunto di chiudere e di aprire quindi la strada entro il 15 di giugno e stiamo con una settimana di ritardo aprendo la strada. Una variante molto importante che va a risolvere problemi di viabilità per l'abitato di Carcare, ma soprattutto dà una risposta alla nuova zona industriale e ai nuovi insediamenti industriali che si stanno per aprire in questa zona e quindi una risposta anche all'economia. Molto importante è anche la pista ciclabile, che sappiamo anche in Val Bormida ci sono diversi ciclisti e quindi anche qua si è voluto dare attraverso questa pista ciclabile una possibilità di tracciato in tutta sicurezza per chi la percorre. Un lavoro che è costato per quest'ultimo tratto oltre 1 milione di euro, che è stato finanziato in parte dalla Regione con fondi europei, in parte dalla provincia, quando ne aveva la possibilità e quando era una provincia ricca, attraverso un mutuo di 400.000 euro e altri fondi propri che la provincia aveva. Ma è importante anche il cofinanziamento attraverso un protocollo d'intesa del Comune di Carcare che è intervenuto con circa con oltre 40.000 euro, mi pare 45.000 euro, e quindi è importante anche l'intervento del Comune di Carcare.